Io non sto dalla parte dei buoni, io sto dalla parte dei cattivi, sto dalla parte della Russia di Putin. E ora vi spiegherò perché anche l'Europa dovrebbe stare con la Russia e non con gli Stati Uniti di Obama. A sentire il coro mediatico e giornalistico sembrerebbe di essere in una situazione pre-1989, quando il mondo era diviso in due blocchi dal muro di Berlino. Da una parte gli Stati Uniti d'America, con un presidente premio Nobel per la pace che esporta la democrazia a suon di bombardamenti etici. Dall'altra la Russia, il male sulla terra, la minaccia costante per la pace. Si è già deciso da sempre chi è il buono e chi è il cattivo, ma come sempre le parti sono rovesciate. Il cattivo è Putin e intanto i bombardamenti in giro per il mondo vengono fatti dal 1989 ad oggi dagli Stati Uniti d'America per destabilizzare ogni paese che resiste. Il cattivo è Putin e intanto le rivoluzioni colorate per destabilizzare governi legittimi in giro per il mondo sono tutte orchestrate dagli Stati Uniti d'America. Il cattivo è ancora Putin e intanto i flussi migratori di cui oggi tanto si parla sono tutti causati dalla destabilizzazione dei governi fatta per il mondo dagli Stati Uniti d'America. Libia, Iraq, Siria. Ancora, il cattivo è Putin, ma intanto la Russia dal 1989 ad oggi è andata contraendosi e non espandendosi, laddove invece le più di 200 basi militari straniere che occupano il territorio europeo sono tutte americane, non russe. E gli americani stessi oggi stanno appoggiando le forze neonaziste in Ucraina in funzione antirussa. Per queste ragioni credo vi sia oggi più che mai bisogno di una Russia geopoliticamente forte e militarmente autonoma. Una Russia che sappia frenare l'imperialismo americano, che sappia appoggiare gli stati che resistono adesso, che sappia frenare ancora il dilagare dell'economia capitalistica di stampo americano. Allora, l'America vuole dominare il mondo, la Russia invece vuole un mondo multipolare. Per queste ragioni, e concludo, l'Europa dovrebbe guardare alla Russia e opporsi agli Stati Uniti d'America, dire esattamente agli Stati Uniti d'America e Obama ciò che dice il presidente Putin. Non puoi, no, allora, you can't. Ma sappiamo che l'Europa oggi non esiste nemmeno geograficamente. L'Europa oggi esiste solo come euro. Allora, voglio sentire.